I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought, but I was kind. Sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Presento oramai noto in tutto il mondo il presidente associazione pizzaiuoli napoletani APN Sergio Micù, benvenuto. Grazie, grazie. E dico, finalmente dopo tanti anni sei riuscito a portare la pizza a Napoli, è contraddittorio. È vero, è contraddittorio, però non sono riuscito, non è la pizza che abbiamo portato a Napoli, ma il salone della pizza. Ed era impensabile che a Napoli non ci fosse un salone della pizza, visto che in tutto il mondo ci sono dei saloni della pizza dove io partecipo tutto l'anno per il mondo, giustamente come dicevi. Alla fine era impensabile, ripeto, che non ci fosse un salone della pizza a Napoli. E finalmente è arrivato in mostra qui alla mostra d'Oltremare. È arrivato, abbiamo avuto un grosso successo, diciamo che questo è il primo anno, l'anno scorso era l'anno zero. Tanti eventi collaterali a Tutto Pizza nella seconda edizione. Tanti eventi collaterali, anche perché abbiamo lanciato un nuovo brand, Pizza Chef, perché oggi i pizzaioli si possono ritenere dei veri e propri chef, la stessa categoria. Noi l'anno scorso abbiamo insignito una fascia come discepolo di Escoffier. Voi sapete che Escoffier è stato il primo cuoco a costruire una brigata di cucina. Dopo anni sono riuscito a farli venire a Napoli, i francesi, e insegna questa fascia discepolo di Escoffier. Archiviata la seconda edizione, Sergio, si pensa già alla terza? Indubbiamente, si pensa già alla terza. Abbiamo avuto dei contatti con la Fiera di Milano, dove già vogliono che sia trasferita a Milano. Naturalmente da buon napoletano resterà a Napoli. Assolutamente, il nostro presidente Sergio Micuma, lui se ne inventa veramente tante. Pensate, c'è il codice comportamentale in tutti i condomini, c'è il codice della strada, ma il codice del pizzaiuolo in tutti i mestieri, assolutamente, quindi sono tutti codificati, però mancava il codice del pizzaiuolo. Sì, infatti insieme all'avvocato Carmine Coviello abbiamo sentito questo codice, un codice dove sono delle regole che abbiamo dettato per i pizzaioli. Sei soddisfatto di questa seconda edizione, quindi tutto fa presagire per il meglio. 2018, terza edizione di Tutto Pizza. 2018, terza edizione di Tutto Pizza. Pensiamo che gli espositori sono contenti, insomma, di questo risultato. E noi saremo sempre con te. Grazie di nuovo. Pizza, seconda edizione, mostra d'Oltremare. Parliamo con il brand Perrella nella persona di Alfonso Oliva. Con qualifica? Direttore vendite. Diego Vitagliano, brand ambassador, gruppo Perrella. E allora, la presenza alla seconda edizione di Tutto Pizza. Allora, Perrella è un'azienda che opera nel settore, operiamo sia come distributore nel mondo delle farine e di tutto quello che è il mondo della pizzeria. Difatti siamo venuti presenti simulando un punto vendita che è una pizzeria. E partecipiamo come produttore di birra, perché siamo anche produttore di birra più oltre che produttore di vino. Secondo una buona pizza bisogna anche bere bene. Giusto, bere bene praticamente birra, birra è il pane liquido. Infatti storicamente viene definito pane liquido e il miglior abbinamento che ci può essere su un'eccellente pizza è proprio la birra. Abbiamo istituito delle figure professionali in seno all'azienda, infatti quest'anno c'è l'avvento di Diego Vitagliano, che è il nostro brand ambassador per il territorio che noi, nel quale operiamo, che è la Campania. Allora, sentire già
il nome Brand Ambassador, dice, ma chi è? Allora, il Brand Ambassador è una persona che riesce a qualificare l'azienda che rappresenta. Un finalizzatore. Un finalizzatore, certo. Abbiamo fatto questo progetto insieme al gruppo Perrella e 10 Diego Vitaiano Pizzeria per accudire tutti i clienti del gruppo Perrella. Come Brand Ambassador, più che Brand Ambassador, sono un category manager per tutte le pizzerie che fornisce Perrella. In qualsiasi momento di bisogno gli agenti di Perrella chiamano me, che do supporto tecnico sugli impasti e per quanto riguarda tutte le carte che hanno le pizzerie. Che il forno ha la sua importanza. Assolutamente sì, io penso che sia un connubio di un ottimo forno e degli ottimi ingredienti. Ci vuole la farina, ci vuole una buona mozzarella, ci vuole un bravo pizzaiolo, ma se non c'è un buon forno, assolutamente la cottura cottura è fondamentale. Come voi sapete, la pizza napoletana cruce a 450 gradi e non tutti i forni in commercio riescono a raggiungere queste temperature, per cui un buon forno napoletano deve avere questo tipo di caratteristiche: una volta bassa, deve essere costruito in modo artigianale, deve raggiungere quel tipo di temperature e la pizza assolutamente si deve cuocere in 60-70 secondi, quindi avere un ottimo potere calorico. Se non c'è questo, abbiamo la pizza bassa, che non è la pizza tipica napoletana. Marco, io mi rivolgo alle casalinghe perché, insomma, cuocere una pizza è importante, non può mai venire con un forno a punto. Assolutamente sì, le casalinghe fanno delle pizze sicuramente ottime. Abbiamo anche una linea domestica, però almeno un bel giardino è necessario, e con delle dimensioni più contenute riescono anche loro a fare un ottimo prodotto. Si va sul vostro sito naturalmente per ulteriori informazioni. Assolutamente sì, acunto.it è il nostro sito. Qual è il mulino di Napoli? Caputo. Cioè, ormai lo conoscono in tutto il mondo, quindi non c'è nemmeno bisogno di presentazione. Tutto pizza, seconda edizione, mostra d'oltremare, naturalmente, e se non c'è Caputo non c'è pizza. È vero, grazie Dino. No, niente, seconda edizione, consolidamento dell'anno scorso, quindi molti più visitatori, molti pizzaioli, distributori nazionali, veramente una bella... Tutto dedicato agli operatori del settore. Sì, sì, decisamente, tra l'altro il mondo pizza sta vivendo, devo dire, un grandissimo successo. A parte Tutto Pizza giunta alla seconda edizione, ci sono già altre date importanti che gli amici di Weekend Dance naturalmente vogliono sapere. Metà giugno? Sì, 19, 20 e 21, Trofeo Caputo, campionato mondiale del pizzaiolo sulla cornice stupenda del lungomare Caracciolo all'interno del Napoli Pizza Village. 50 forni sul lungomare più bello del mondo, quindi... Tutta Napoli in pizza! Infatti. Ricordiamo le date? 19, 20 e 21, Trofeo Caputo, campionato mondiale del pizzaiolo. Ricordate, il mulino di Napoli è solo Caputo. Decisamente, per forza, unico! Seconda edizione Tutto Pizza, rigorosamente riservato agli operatori del settore, la signora pizza è Tutto Pizza.
Bene, mancava a Napoli una manifestazione dedicata alla pizza. Stranamente la patria mondiale dell'alimento più millenario e più gustato nel mondo non si svolgeva a Napoli. È la manifestazione dedicata alla pizza, anzi le uniche manifestazioni che al mondo esistevano sulla pizza per, di natura professionale, si svolgevano in America. E due anni fa, anzi no, lo scorso anno, insieme a Sergio Miccu abbiamo messo in piedi la manifestazione Tutto Pizza a Napoli e sta riscuotendo un grande successo. Insomma, siete stati molto lungimiranti in quanto mancava in una città come Napoli, non dico la pizza perché ormai la pizza si mangia da tanti anni, però avere un punto di riferimento per gli autori del settore è stata una cosa importantissima, perché il successo è stato grande, no? Abbiamo avuto la fortuna, come dire, di abbinare a Napoli qualcosa che già esiste di natura. Quando si pensa a Napoli ci sono degli stereotipi, no? Un po' diffusi, la pizza, il mandolino, il putipù, però di uno di questi stereotipi c'è un grande business. La pizza è uno dei business più forti nel mondo in questo momento. In Italia esistono oltre 50.000 pizzerie, c'è un consumo annuo di oltre 10 miliardi di euro e il consumo settimanale di pizza è notevolissimo. Siamo soltanto terzi nel mondo dopo l'America e la Francia come consumo. Diciamo, due volte a settimana, insomma, bisogna... Dalle 2 a 5 settimane bisogna mangiare la pizza, che poi è dietetica e nutriente e costa poco. Ed è un prodotto della dieta mediterranea. Archiviata la seconda edizione, si pensa già alla terza, Raffaele, no? Esattamente, maggio prossimo si farà la terza edizione, ancora più ricca di appuntamenti e novità. Ogni anno abbiamo intenzione di arricchire la manifestazione con dei contenuti innovativi. Quest'anno una delle novità è stato il corso per assaggiatori professionali di pizza, che ha riscosso un grande successo. E mi raccomando, teniamola ben stretta, perché la pizza è nostra. Assolutamente sì, anche se qualcuno dice che la pizza è nata in America, assolutamente no, noi sappiamo che è nata in Italia nel 1800 e qui a Napoli. Come si dice, it's impossible, la pizza è napoletana. Assolutamente sì.